Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore, dall'odore, dal sapore di narrativa. Oggi proveremo a ragionare, forse un po' a vuoto, di cosa sia lo stile di un autore, oppure lo stile di uno scrittore, oppure che cosa si intenda per la voce dell'autore oppure la voce dello scrittore. Ecco, io sinceramente non l'ho mai capito che cosa si intenda per lo stile dello scrittore oppure la voce dello scrittore. Lo stile di un autore sgrammaticato, corretto, asciutto, prolisso, veloce, noioso, pomposo, ripetitivo, oppure sintetico e preciso, naive o maturo, immaginifico o concreto, fantasioso o stereotipato, scontato o inaspettato, chi più ne ha più ne metta. La voce dello scrittore, una voce rauca, flebile, forte, maschia, femminile, infantile, bassa, alta, in un podcast, oppure si intende una metafora per intendere appunto altre cose. Andiamo a chiedere al nostro amico alieno Titi se ci può spiegare lui cosa significa l'adagio, la voce dello scrittore e lo stile dell'autore. Ecco, se nemmeno il nostro amico alieno Titi sa cosa voglia dire la frase lo stile di un autore o la voce dello scrittore, ecco, andiamo a vedere in internet alcuni siti proposti da Google sulle due query. Cominciamo al volo da Wikipedia per andare a vedere lo stile. Lo stile è un concetto di ampia applicazione, utilizzato nel campo delle arti e delle lettere, oltre che della moda, architettura, disegno industriale, fenomeni sociali e quant'altro. Ok, andiamo direttamente a quello che si intende nella letteratura. In letteratura lo stile è un insieme di tratti formali che caratterizza il linguaggio di un autore, di un'opera, di un genere letterario e che risulta da una scelta consapevole che si allontana dall'uso e dalla norma corrente. Ok, andiamo a vedere invece un altro sito che è molto più specifico, proposto da Google, sito di una facoltà, stile di scrittura, che cos'è, a cosa serve e come acquisirlo. Ecco, qui sembra abbastanza chiaro, vediamo un po'. Stile di scrittura è uno degli aspetti più importanti della stesura di un testo di qualsiasi tipo. Si tratta di una caratteristica personale, una sorta di impronta che distingue ciò che scriviamo, non noi, da qualsiasi altro elaborato. Ma qual è il senso dello stile e perché è bene affrontarlo in un contesto universitario? Ecco, qualsiasi scritto da una relazione a un articolo di giornale passando per una tesi di laurea è riconducibile ad un particolare stile che ci dà informazioni non solo sull'autore e il suo contenuto, ma anche su tutto il contesto in cui si colloca. Ok, sorvoliamo un po' cosa sono, a cosa servono e perché è utile parlare di stili di scrittura. Ecco, qui si incomincia a parlare che cos'è lo stile. Non ce n'è uno solo, ce ne sono parecchi. Che cos'è lo stile di scrittura? Definire il concetto di stile di scrittura non è un processo semplice e immediato, perché questo comprende una vasta gamma di aspetti della produzione scritta in generale. E in senso astratto possiamo definire gli stili di scrittura come un personale combinazione di parole, o per meglio dire un mix di aggettivi, verbi, nomi e avverbi che rendono unico un elaborato. Insomma, quello che possiamo affermare con certezza è che lo stile di scrittura racchiude e contempla tutti quegli elementi di riconoscibilità del testo e del suo redattore. Rientra nel concetto di stile di scrittura la modalità utilizzata dall'autore per scrivere i suoi testi, insieme di parole selezionate, il loro alternarsi nelle frasi, la forma utilizzata. Ovviamente non si tratta di una caratteristica propria solo agli scritti professionisti. Chiunque ha una scrittura particolare, unica, che dimostra all'interno di un qualsiasi elaborato.
Ecco, e qui si continua a dare ulteriori dati ed informazioni, però diciamo che per adesso abbiamo scoperto che di stile non ce n'è uno solo, ma ce ne sono tanti, e è relativo per questa definizione lo potremmo definire al componimento scritto, estremamente, diciamo, lo stile è estremamente legato al componimento scritto. Andiamo a vedere cosa dice la Treccani, i molti stili della narrativa di oggi. Ecco, già qui si ritrova il fatto che lo stile, abbiamo visto che è estremamente, diciamo, una qualità, anzi più qualità, che sono intimamente correlate al componimento scritto. Non ce n'è uno solo, ce ne sono tanti, e anche qui li possiamo ritrovare quanto era già stato detto. Vediamo un po' che cosa ci dice. Un luogo comune ripetuto negli ultimi anni da molti critici vuole che quasi tutti i giovani narratori si servano di un italiano impoverito, esemplato sul linguaggio incolore di tante traduzioni di romanzi stranieri. La caratteristica principale della narrativa di oggi sarebbe una sconfortante omogeneizzazione stilistica. Tale lettura, per solito proposta senza il conforto di alcun esempio concreto, è smentita dalle analisi formali dei testi. Si deve anzi prendere atto che le soluzioni stilistiche messe in atto dagli autori nei nostri anni si rivelano piuttosto variegate, anche se alcune tendenze sembrano maggioritarie rispetto ad altre. Le principali linee di ricerca perseguite dagli autori di oggi sembrano continuare adattandole le modalità già attuate dai grandi narratori novecenteschi. Stili semplici o semplicistici, sensazione di uniformità, nasce forse dal fatto innegabile che negli ultimi anni tra i narratori si registra una netta propensione per la medietà linguistica, intesa come rifiuto sia del riciclaggio dei materiali linguistici appartenenti alla lettura del passato, sia di soluzioni sperimentali. Ma naturalmente la possibilità espressive disponibili, pur senza palesi escursioni al di fuori della medietà, sono quasi illimitate. Certamente in alcuni narratori evidentemente interessati solamente alle storie da raccontare, destinate a lettori di scarse pretese, l'opzione per l'italiano medio non è altro che un riflesso dello scarso impegno profuso nella scrittura. Ma è anche indubbio che da altri autori quella stessa scelta viene esercitata in modo niente affatto meccanico, grazie ad una consapevolezza espressiva che permette il raggiungimento di uno stile non banale. Parecchi scrittori non si aprivano alla possibilità di attingere elementi propri di un registro letterario o viceversa di tono colloquiale, ma armonizzano queste componenti rimanendo complessivamente dentro i confini di un italiano dell'uso che non viene mai meno alle esigenze della comunicatività. E ciò che saltava agli occhi del principale modello per molti scrittori di oggi che si inseriscono in questo filone, Italo Calvino, un gigante. Riciclaggio della tradizione, va bene, rifiuto della tradizione, qui si parla un plurilinguismo e si parla un po' di queste cose. Allora, intanto si vede che lo stile ha a che fare su, oltre che già si sapeva come si scrive, se si riesce a farci capire da chi ci legge, oppure se chi ci legge non ci capisce un cazzo in quello che si scrive. Ecco, perché magari si scrive male, in modo sgrammaticato, oppure perché si fanno discorsi troppo lunghi o arzigogolati, oppure si scrive in un dialetto molto localizzato, per cui in altre zone d'Italia, ecco, quello che si scrive non viene compreso. Quindi lo stile ha a che fare con il fatto che ovviamente si deve anche essere ovviamente capiti se uno legge. Passiamo oltre. Sempre sul tema dello stile dell'autore, stile dello scrittore, Google propone una serie di links, tra cui anche il sito da cui è estratta questa paginata. Quindi vediamo un po': scrivere un libro, trama, stile e contenuto. Vediamo un po' che cosa ci dice: scrivere un libro, un buon inizio, avere in mente una buona fine e quindi tenere sempre ancorato il lettore alla storia. Quindi trama, stile. Prima di iniziare a scrivere un libro sarà necessario scegliere lo stile che vuoi adottare. Seguendo la metafora del tessuto, puoi comparare lo stile all'estetica dello stesso. Più è bella, più attirerà la tua attenzione, più sarà anonima, più la devierà da qualche altra parte. Lo stile, qualunque si adotti,
non deve essere mai noioso o banale, ma deve avere come compito principale quello di aggrapparsi al lettore e non lasciarlo più. Non esiste forzatamente uno stile specifico per ogni genere letterario. Puoi scrivere un giallo adeguandoti alle regole classiche del genere, ma puoi anche cimentarti in un giallo umoristico. In questo caso il tuo stile cambierebbe. Qual è la cosa più importante da imparare sullo stile? Ecco, lo stile deve essere unico. Non puoi scrivere un libro scimmiottando, ecco, grandi autori. Lo stile deve essere autentico e sincero, chiaro e coerente, ma soprattutto ben congegnato. Lo stile che decidi di adottare per il tuo libro deve essere un muro invalicabile e incrollabile, e non può certo mutare a seconda del tuo stato d'animo. Quindi scrivere un libro non è una passeggiata, è un lavoro. Vabbè, poi si continua. Contenuto e altre cose. Va bene, passiamo oltre. Un altro link che riporta Google sul sempre sulla query è lo stile di un autore e lo stile di uno scrittore. In questo link andiamo a vedere rapidamente gli stili narrativi, ovvero narratore contro personaggi. Il rapporto tra narratore e storia narrata può essere molto vario a seconda del testo che leggiamo. Si può raccontare una storia o parlare di una cosa utilizzando stili retorici molto diversi tra loro. Quindi qui in questo blog lo stile viene legato alle tecniche narrative, quindi alle tecniche letterarie. Ok, tiriamo le fila per quanto riguarda lo stile. Abbiamo capito che lo stile è una proprietà di un testo, di un elaborato. Deve essere unico e correlato praticamente all'autore, e questo stile va mantenuto in modo omogeneo nel testo o nel racconto. Ce ne sono tanti di stili, l'importante è farsi capire dal lettore, l'importante è appassionare il lettore e farlo cadere dentro al libro oppure al racconto. Qualcuno associa lo stile anche alle tecniche letterarie. Io vi dico la mia teoria. Lo stile forse è la conoscenza oppure la non conoscenza dell'autore degli elementi strutturali di una storia: genere, favola, intreccio, personaggi, ambienti, e del saperli sviluppare, genere, favola, intreccio, personaggi, ambiente, in modo credibile e gradevole per la lettura. La voce dello scrittore, andiamo a vedere questo enigmatico espressione, che cosa significa. A bomba, Google propone questo link: la voce dello scrittore è ciò che i lettori sentono nella loro testa quando leggono, è il suono della storia. Una voce originale può rendere viva ed emozionante una trama banale, mentre una voce poco incisiva trasforma l'avventura più stravagante in una vera pizza. Tutti i grandi scrittori hanno un tono profondo, riconoscibile e avvincente. Per questo, quando iniziamo a scrivere, se ci sentiamo ingabbiati dallo stile di autori che conosciamo bene, il processo creativo diventa faticoso e la storia sa di già sentita. Passiamo oltre. La voce dello scrittore, andiamo a vedere un altro link che ci propone Google. Ecco, che cosa è la voce di uno scrittore? Boom, si trova lo stile. Passiamo oltre, però nella bloggata a un certo punto si trova anche la parte quando si relativa a che cosa si intende per voce di un autore. Ecco, un termine che si usa molto al giorno d'oggi è avere una voce. Si dice infatti che un autore possiede una voce, molto interessante quando si vuole intendere che il suo stile è personale e riconoscibile. Quindi, per questo blog, avere una voce vuol dire avere uno stile che sia personale e riconoscibile. Questo è il punto: un buon stile emana personalità. Quello che di solito viene definito come un buon libro possiede un linguaggio in cui affiora la presenza dell'autore. Nessuno può scrivere come García Márquez, proprio perché nel suo stile c'è tutto il suo carattere. E qui continuano i vari discorsi. Quindi, in buona sostanza, qui si dice che la voce di uno scrittore equivale ad avere uno stile che sia unico e intimamente collegato con l'autore. Passiamo oltre.
andiamo a vedere un altro link che ci propone Google. Saranno scrittori, la voce dello scrittore e la ricerca dello stile oltre l'imitazione. Un'altra volta ritroviamo lo stile collegato all'espressione la voce dello scrittore. Andiamo a vedere un po' che cosa si intende. Qui facciamo prestissimo, perché di fatto lo stile praticamente si lega alla voce. La voce dell'autore deve essere unica e personalissima, e quindi di conseguenza questo crea uno stile. Ecco, di conseguenza la voce dell'autore è lo stile in modo unico e personale di un autore. Passiamo oltre. La voce dello scrittore in letteratura e retorica. Ecco, questo secondo me è fra tutti i website quello più chiaro e che dà un'indicazione più specifica di che cosa si intende nella dizione di voce dello scrittore. Allora, la voce è di solito un elemento chiave della scrittura efficace, afferma l'insegnante giornalista, è ciò che attrae il lettore e comunica al lettore. Quell'elemento che dà l'illusione della parola. Ecco, qui già interessante. La musica della voce di uno scrittore. La voce è la somma di tutte le strategie utilizzate dall'autore per creare l'illusione che lo scrittore parli direttamente al lettore della pagina. La voce è la metafora più popolare per lo stile di scrittura, ma una altrettanto suggestiva può essere la consegna o la presentazione, in quanto include il linguaggio del corpo, l'espressione facciale, la posizione e altre qualità che distinguono i relatori. Se si intende per stile di voce, la cosa irrinunciabile sembra essere, diciamo, quella più riconoscibile e viva, e quindi lo stile è davvero tutto. Voce e discorso, voci multiple, la personalità che sto esprimendo in questa frase scritta non è la stessa che esprimo oralmente il mio bambino di 3 anni, in questo momento è deciso a salire sulla mia macchina da scrivere. Per ognuna di queste due situazioni scelgo una diversa voce, una maschera diversa, un filtro di un personaggio diverso. Ecco, interessante, quindi tono della voce, grammatica e voce, l'entità elusiva della voce. Ecco, quindi si lega il concetto di voce dell'autore al filtro del personaggio, al punto di vista e quindi alla sequenza da svolgere. Ecco, veramente molto interessante. Ecco, dopo aver fatto un excursus lungo e palloso su cosa poteva intendere per la voce dell'autore o la voce dello scrittore, io adesso vi dico la mia. La voce dell'autore forse è collegata all'intreccio narratore, plot, tecniche letterarie, e quanto l'autore risulti capace di scomparire senza mai violare la sospensione di incredulità del lettore, ma bensì massimizzandola. E con questo ho finito su quello che penso io, che cosa forse potrebbe voler dire la voce dell'autore. Un'ultima cosa, in descrizione di questo file trovate un link per un divertente ed interessante podcast proprio sul criptico tema lo stile di un autore e la voce di uno scrittore. Ok, un saluto, ciao, alla prossima!